1558 morti sul lavoro nei primi 10 mesi di quest'anno, 10 nel Salernitano, già superato il numero di vittime del 2020, furono 1538. Una strage che si deve fermare, questo è l'obiettivo del nuovo decreto per la sicurezza, una novità di cui si è discusso al corso di formazione, attività di polizia giudiziaria nella vigilanza sui luoghi di lavoro e rapporti con la Procura di Salerno, riservato agli operatori di vigilanza e di ispezione dell'ASL di Salerno. Poco personale a disposizione, aumento, oltre che di infortuni, anche del lavoro nero, emergenza Covid. In questo scenario si muove l'ufficio prevenzione dell'ASL di Salerno, che è riuscito in ogni caso ad assicurare la sua presenza. Siamo riusciti con un potenziamento delle attività di vigilanza a essere più presenti sul territorio in un momento particolare che è quello con l'incremento degli infortuni sul lavoro. E questo incontro con la Procura scaturisce proprio dalla sinergia che il nostro Dipartimento di Prevenzione, i nostri servizi di igiene e medicina del lavoro e di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro vogliono creare, soprattutto con la Procura della Repubblica, con tutti gli enti istituzionali, come in piena pandemia abbiamo collaborato monitorare lo stato dei protocolli Covid. Ci sono state particolari criticità che sono emerse in questo periodo? Le criticità sono soprattutto quelle più evidenti degli infortuni sui luoghi di lavoro, molto spesso mortali. Attribuiamo sempre il tutto alla mancanza di cultura della sicurezza, che è una piaga dei nostri tempi. Noi dedichiamo un gruppo di lavoro di magistrati proprio a questa materia, per cui è importante da un lato la specializzazione da parte nostra, da parte della magistratura, della Procura della Repubblica e anche delle forze di polizia, ma naturalmente anche una stretta collaborazione, oltre con l'ispettorato del lavoro, anche con l'ASL, gli uffici che hanno competenza sulla sicurezza del lavoro. Purtroppo nel mondo, sui luoghi di lavoro si continua a morire, noi dobbiamo porre per quanto possibile un argine a questi brutti fenomeni. E l'emergenza della pandemia ha influenzato anche questo settore, perché sappiamo bene che anche alcuni lavori, mi riferisco ai lavoratori fragili, hanno l'attenzione da parte sia del legislatore ma anche da parte nostra naturalmente.